Pane sporco è un'espressione appunto di Papa Francesco ed è ciò che in matrice noi abbiamo di formidabile, incredibilmente potente dal punto di vista culturale. Per esempio la sede della Dante Alighieri è un'espressione formidabile in questo senso, ma dobbiamo impiegarlo, non dico usarlo, ma impiegarlo per trarre gli elementi fondamentali per ricostituire un linguaggio che ridia orgoglio, apertura e libero pensiero, perché il libero pensiero è il nemico di frontale della corruzione, che è in sé chiusura mentale. Ho cercato di dare un approccio, per così dire, anomalo a questo argomento, che giustamente viene affrontato dal punto di vista giuridico, giudiziario, storico e politico e giornalistico. Ho cercato di applicare, diciamo così, lo sguardo filosofico, che non significa massimi sistemi, ma significa ragionare sugli elementi fondanti delle cose, anche semplici, che sembrano ovvi, perché sono partito dal deterioramento culturale che c'è adesso per arrivare alla corruzione culturale e quindi leggere la corruzione reato all'interno della più grande corruzione che la avvolge, che è la corruzione culturale. Mi sono basato sulla ricerca storico-filosofica, cioè ho parlato con magistrati, con cappellani delle carceri, con detenuti appartenenti a organizzazioni mafiose, con personaggi illustri come Don Ciotti, per esempio. Infatti la prefazione di questo libro del procuratore di Roma, quindi Giuseppe Pignatone, e le conclusioni sono di Don Ciotti. Io appartengo a un gruppo, a una consulta internazionale che in Vaticano si occupa di questi aspetti, anche perché ha risposto all'idea di Papa Francesco, che batte molto su questo argomento. Ma lo fa non in modo, per così dire, confessionale, cioè parla con tutti, parla a tutti, e questa consulta è organizzata con persone illustri che non appartengono a questa o quella o quello schieramento, sono persone illustri per ciò che fanno. Io personalmente mi sono ispirato ai grandi filosofi del passato, quindi ho fatto tesoro delle informazioni di tipo giuridico o di esperienza o di dolore, insomma, che ci sono intorno a questo argomento, e ho tratto dai greci, da Aristotele, Platone, ma arrivando anche alla storia dell'arte, quindi interpretando il grande patrimonio storico-culturale che abbiamo in Italia come chiave di uscita per combattere la corruzione.